patatine! Chi è? Sono io, il Poma. Oh, Poma! Forse ti trai, mi ero appisolata un momento. Appisolata? Certo, io ti vedo sempre più attrezzata, eh? Ma in che senso, scusa? Prima col cappellino, poi lo sdraio. Ma dove hai preso quel lettino? Me l'ha portato vicino Manny. Manny? Sì, il cinghiale marino, ti ricordi? Sì, certo, ma come ti ha portato il lettino da spiaggia Manny? Sai, lui va, sta in giro una settimana, poi torna e quasi sempre mi porta un regalino, come i gatti. E stavolta mi ha portato questo. Pensa tu, perfino i cinghiali ti vogliono bene, Catina. Ma come stai? Tutto bene su quell'isola? Sì, sì, ma oggi è un sonno che non riesco a darti qua. Deve avermi punto la mosca zazzè. Sì. Anche Telly dorme. Anche Telly? Sì, guarda ma qua. Ma come dorme anche Telly? Se la dorme, tranquilla. Tu come stai? Ma io sto bene, anche se... abbiamo perso 3-1 con l'Atalanta, Catine. Cavolacci. 3-0. È la cosa più triste. No, 3-1. Ma che sia di Zapata? Zapata che ha giocato tanto nell'Udinese. Ecco, questa è una cosa che del calcio io non capisco. Come si fa dopo aver giocato in una squadra segnare 3 gol così senza neanche un po' di riguardo, neanche chiedere scusa? No, vabbè, diciamo che ha chiesto scusa non esultando, perché ha segnato 3 gol non ha mai esultato, altrimenti non gli davo il frico. Ecco, bullo, bravo però, dai. Ma questo è il calcio, Catine, funziona così. Ma per quello a me non mi piace. Ma giocavano a Udine o ad Atalanta? Atalanta, ma cosa dici, Catine? Ma Atalanta non è una città, è la squadra. Ah, sì? E la città qual è? È quella di Bergamo. De Hora o De Hotel? Ma dai, Catine, per favore, lascia perdere le sfumature. Bergamo e basta. Vabbè, deformazione professionale, scusa. Dove giocavano, insomma? Ma, senti, giocavano in casa, giocavano a Udine, no? Ai. Coraggio, coraggio. Il mio amico Lasagna, come sta? No, Kevin sta bene, ha fatto anche un bel gol. E in forma, e mi ha detto anche di salutarti. Oh, grazie, nenino lui. È Fofana. Fofana, ma che mi chiedi di Fofana? Niente, a me piace questo nome, Fofana. Sembra qualcosa, sai che in Friuli fofo vuol dire soffice. Allora, quando penso a Fofana, mi immagino qualcosa di soffice, tipo un peluche. Ma che peluche, questo qua ha dei muscoli d'acciaio. Mi immagino. Oh, non è che adesso fai la spia anche con Fofana, no. Guarda che se lo fai, quando torno ti rigo la macchina con le chiavi. No, non ti preoccupare, lo sappiamo solo te e Kevin Lasagna. A proposito, ma Balotelli come sta? Ti ho fatto vedere, no? Vedi? Prima di addormentarci parlavamo di calcio, no? Io dicevo che noi donne non siamo tanto portate per il calcio. Certo che è più bello dell'originale, ma non è vero che ci sono tante donne che non lo amano, tante donne capiscono di calcio. Sì, sì, infatti lui diceva con la sua solita classe, parla per te. Io in verità qualche partita l'ho guardata, sai, per far colpo sugli uomini ogni tanto, qualche volta si va anche contro natura. Quindi qualche partita l'hai guardata? Sì, e capisco anche se una squadra gioca bene o gioca male, ma non capisco quelle cose tipo fuori gioco, non capisco come cosa vuol dire palla filtrante, oppure queste frasi tipo alza la gamba e dice no. Ma no, è mica un cane, alza la gamba, è il gergo, no, Catine? Sì, ho capito, ma alza la gamba e dice no, sembra alza la gamba Marizza, no? Ma no. Comunque, quello che a me diverte guardando una partita è sentire i nomi dei giocatori. Sì, perché? Hanno dei nomi veramente incredibili, in tutte le squadre del mondo, Quest'anno ai mondiali mi sono divertita tantissimo. C'erano dei nomi, Umtiti, Mbappé, Zonzin. Zonzin. Mi sembrava uno di Forni. Ma che cosa non si sa di sopra. Forni? Ma cosa c'entra Forni? Non si sa di sopra o di sotto. Perché? Perché a Forni di sopra, per dire andiamo, dicono Zon. A Forni di sotto dicono Zin. Quindi a me Zonzin sembrava uno che non sa dove andare. Ma dai, Zonzi, certo, gioca nella nazionale francese, no? E che noi sentiamo sempre e non ci facciamo caso. C'è per esempio uno che si chiama Immobile, non mi ricordo dove nella gioca. Nella Lazio. Nella Lazio. Comunque, uno che si chiama Immobile, per me, può giocare nel calcio balilla. Ma no, poi dai. C'è tutta quella serie culo, cacca, cacava, Lukaku. Evacuo felice e poi c'è Strunz. Ma come si fa a star seri? Ma dai, Catine, a me da piccolo mi faceva ridere Cucureddu. Anche a noi, Cucureddu, insomma. Tempo fa c'era uno che
si chiamava Okan, era turco. Piano, sì, ma piano, È il suo nome, e quando quel povero telecronista diceva punizione di Okan, gol di Okan, quello sicuramente si faceva la croce ogni volta. E si augurava che quel calciatore non facesse niente, vi prego, sostituitelo con Immobile. Meno male, infatti ha avuto sfortuna nel calcio. Ma io come tele... fai a sapere tutte queste cose? No, non potrei mai fare la telecronista, mi metterei troppo a ridere. Ma io so perché io ho una talpa, io ho il mio informatore. La talpa, chi è? Mo te lo dico a te, la talpa è segreta. Ma dai, sai dillo. Tu, l'allenatore del Liverpool si chiama Klopp. Sì, certo che lo so. E sai cosa significa Klopp in friulano? No, non lo so. Quando uno ha un occhio un po' chiuso, che lo tiene così, si dice che vuole Klopp, o anche mi cloppa un genoli. Una volta ho visto un pezzo di partita, Pordenone Triestina, c'era uno che si chiamava Candelloni. Ma sì, ho capito, ma... Beh, io l'avrei messo a giocare con lasagna. Lo sapevo lasagna e Candelloni, sembra proprio il giorno di Natale. No, a me è invece il giorno che mi è venuto ancora più appetito adesso. Sì, infatti a parlare di lasagna e Candelloni mi è venuto un certo languorino anche a me. Infatti senti il rumore? Sì, ma lo sento, campanili. Il rumore. Sì? Beh, sì. E allora io devo andare, scusa, va devo bene. Andare a mangiare. Va bene, Catine. Oh, mi raccomando, sì, tu. Non le hai più tu, bravo.